Oggi a Roma, a Forum PA, una delle manifestazioni più importanti per la pubblica amministrazione, la premiazione dei vincitori del premio Piemonte Innovazione, un'iniziativa tutta piemontese. Sì, un'iniziativa che ha saputo accendere i riflettori sulle esperienze di innovazione che arrivano dai territori del nostro Piemonte qui a Roma in occasione di Forum PA abbiamo portato le esperienze più interessanti, abbiamo portato i progetti che arrivano dai comuni piemontesi, dalle realtà più piccole a quelle di area vasta e quindi fare aggregazione tra i comuni, presentare esperienze di innovazione grazie a un premio Piemonte Innovazione che ci consente anche di allargare lo sguardo e ci consente con i progetti vincitori di andare a replicare determinate esperienze interessanti, esperienze virtuose sul resto della nostra regione. Un progetto che ha funzionato, un progetto che guarda già la Prossima edizione. Per questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare alla nostra Presidente di Commissione, Donatella Solda, che ha saputo coordinare al meglio i lavori della commissione stessa e poi un grazie alla struttura di Anci Piemonte che ci ha affiancati in questi mesi di intenso lavoro, che ha saputo arrivare capillarmente a tutti i comuni e per questo grazie davvero a Marco Orlando, il nostro direttore, che per prima ha creduto nell'esperienza virtuosa di un premio che sapesse raccontare l'innovazione delle province. Perché fare innovazione. È difficile, ma fare innovazione molte volte è anche complicato immaginarlo se si parte da realtà più piccole. Oggi con Piemonte Innovazione abbiamo dimostrato che questa innovazione si può fare anche nei territori di provincia. Quindi arrivederci al 2018 con la seconda edizione di Piemonte Innovazione. Adesso tireremo le fila e racconteremo i tanti progetti che sono venuti a presentarsi quest'oggi a Forum PA. Un'iniziativa di successo che Anci Piemonte ha voluto fortemente, ha voluto fortemente perché riteniamo che sia nostro dovere, la nostra funzione quella di mettere a Fattor comune in evidenza, valorizzare le potenzialità, le capacità, le competenze, le conoscenze e anche il patrimonio di esperienza che ha il nostro tessuto amministrativo. Tanti comuni hanno partecipato, tanti, soprattutto quelli piccoli, quelli medi eh, e soprattutto hanno partecipato tanti comuni che hanno lavorato insieme. Il nostro obiettivo è quello di aiutare questi comuni ad aggregarsi. A lavorare insieme, a lavorare con uno spirito territoriale, condividendo i progetti e mettendo a disposizione questi progetti anche nei confronti degli altri territori. Abbiamo poi anche un'altra ambizione, quella di questo progetto davvero Piemonte Innovazione, oggi premiato con la presenza del Ministro. Ci poniamo anche l'obiettivo ambizioso di far diventare il nostro un caso di successo e magari di estenderlo anche ad altre regioni del nostro Paese.